Ugo Morelli, professore di psicologia del lavoro all'Università di Bergamo e relatore al corso di formazione Il lavoro delle parti sociali. Professor Morelli, quanto contano le relazioni di lavoro all'interno delle organizzazioni produttive? Diciamo che la relazione o le relazioni possono essere considerate l'unità elementare dell'organizzazione del lavoro, perché noi siamo degli esseri naturalmente sociali e nel lavoro riconosciamo il valore fondamentale, uno dei valori fondamentali della nostra esistenza, che emerge al punto di connessione fra mondo interno e mondo esterno attraverso la mediazione del principio di realtà. Ebbene, questo significa che la relazione è il luogo di tutte le possibilità e di tutti i problemi nella realtà lavorativa. Studiarla significa cercare di comprendere come nelle relazioni possono risiedere le fonti della motivazione, le fonti del riconoscimento del valore, quindi della valutazione, le fonti dell'emancipazione, quindi della crescita professionale o della formazione reciproca, o il contrario di tutto questo. Pertanto, se la relazione è considerata appunto l'unità elementare d'analisi, lo è soprattutto perché la relazione è alla base dello stesso processo di riconoscimento mediante il quale noi diventiamo quello che siamo. Sarebbe necessario togliere al concetto di relazione quella dimensione un po' meccanica ed automatica, secondo la quale la relazione si potrebbe attivare o disattivare, così come si fa con il relè della luce. Non è così, non si può mai disattivare la relazione. L'unica cosa che possiamo fare è cercare di elaborare bene i vincoli e le possibilità per la costruzione di relazioni efficaci in grado di sostenere il rapporto fra la qualità della vita di lavoro e qualità della produzione, o invece trascurare questo aspetto. Da qui nasce la centralità e la rilevanza della relazione nell'organizzazione del lavoro. Grazie.